I riflettori del mondo puntati su Matera dove in corso è il vertice dei ministri degli esteri, 500 delegati presenti al centro dell'appuntamento internazionale ai temi della ripartenza, a cominciare da transizione energetica e solidarietà alimentare. Emergenza coronavirus la Basilicata è tra le poche regioni in Italia dove non è stata ancora riscontrata la variante Delta. Intanto cala ancora la curva del contagio 7 positivi di giornata su 642 tamponi processati. Fumata nera l'assemblea dei Soci di Acquedotto Lucano deserta la prima convocazione di questa mattina per l'elezione del nuovo amministratore unico. Se ne riparlerà il 7 luglio. Residenti e proprietari di Via Isca del Pioppo a Potenza esasperati per i gravi disagi legati al malfunzionamento dell'impianto fognario, diversi solleciti inviati agli organi competenti rimasti però lettera morta. Nel nostro TG parleremo di sicurezza stradale, ha fatto tappa in Basilicata il tour Buona Strada, iniziativa promossa da ANPAS e Polizia di Stato. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo avete sentito dai titoli. I riflettori del mondo oggi sono tutti puntati su Matera, dove è in corso il G20. Per la prima volta nella storia, i ministri degli esteri e dello sviluppo dei paesi più ricchi della Terra si sono riuniti allo stesso tavolo. Al centro del summit i temi della ripartenza, nessuno resterà indietro, ha detto il ministro Di Maio. Sentiamo Mara c'è il sud, la ripartenza, la solidarietà tra i paesi e l'impegno a costruire sistemi alimentari sostenibili soprattutto per le realtà più povere nessuno resterà indietro dopo la pandemia i paesi più ricchi del pianeta si dicono pronti al multilateralismo per vincere le sfide globali e si impegnano a sostenere le economie più deboli e quanto è stato ribadito oggi a Matera dai 32 ministri degli esteri e dello sviluppo dei paesi dell'ONU e dell'Unione Europea in occasione del G20, accompagnati dalle rispettive delegazioni per un Totale di 500 persone. I ministri sono arrivati a bordo di un treno speciale delle FAL in una città dei Sassi completamente blindata. Oltre mille le unità delle forze dell'ordine impiegate. Poi il trasferimento a bordo delle navette del trasporto urbano fino a palazzo Lanfranchi. A presiedere i lavori il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Due sessioni dei ministri degli esteri nella mattinata, nel pomeriggio sessione dedicata al finanziamento dello sviluppo. Sicurezza alimentare e nutrizione invece al centro della. Ministeriale congiunta dei ministri degli esteri e dello sviluppo, con cui la presidenza italiana intende fornire nuovo impulso politico al raggiungimento dell'obiettivo zero fame entro il 2030. E non è un caso se tra i vertici della FAO c'è un lucano Enzo Cursio, originario di Tramuto, la coordinatore della FAO, Nobel Alliance for Food Security and Peace. Ma oggi i riflettori sono puntati su Matera. Non è un caso se abbiamo scelto la città del Sud per ospitare questo importante evento, ha detto Di Maio. Così come non è un caso. Se circa 100 miliardi del recovery fund sono destinati al mezzogiorno. Se rilanciamo il sud, rilanciamo tutto il paese. Passiamo ora all'emergenza coronavirus. La Basilicata è tra le poche regioni in Italia dove non è stata riscontrata fino ad ora la variante Delta. Intanto cala ancora la curva del contagio: 7 positivi di giornata su 642 tamponi processati. Sentiamo Michelangelo Russo. Per il secondo giorno consecutivo la curva epidemiologica mostra segnali evidenti di calo. Su 642 tamponi processati, appena 7 i casi scoperti, con un tasso di positività di poco superiore all'1%. Ben 99 le guarigioni di giornata. Nessun decesso e sempre meno posti letto occupati nei reparti Covid al San Carlo e al Madonna delle Grazie. Ora ne sono 18. Nessun paziente nelle terapie intensive. 677 i casi attivi. Tornando ai dati di giornata, due positività sono state scovate a Matera e a Tramutola, una a Marsico Nuovo, Ripa Candida e Palazzo San Gervasio. E mentre in Italia è scattato l'allarme per la diffusione della variante delta, la Basilicata insieme alla Valle d'Aosta sin qui è l'unica regione in cui non si segnalano Focolai, uno scenario che però resta da confermare in attesa dei dati del sequenziamento che potrebbero modificare il quadro complessivo. Dati che dovrebbero essere pubblicati a partire dal prossimo primo luglio. Nel frattempo, a Sasso di Castalda, obbligo di indossare la mascherina all'aperto in controtendenza rispetto al resto della regione, per via dei 21 casi scoperti la settimana scorsa. Nell'ordinanza, il sindaco ha reso obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione, specie in prossimità dell'ingresso delle strutture dell'attrattore turistico, il Ponte alla Luna, e ha inoltre disposto la chiusura del parco giochi comunale e del campo di calcetto. 3642 le ultime somministrazioni dei vaccini in Basilicata con il 52,5% dei lucani che ha ricevuto la prima dose e il 28,3% che ha completato il ciclo di immunizzazione. Continua l'impegno dei militari dell'esercito italiano in favore dei pazienti fragili e degli over 60. Fino ad oggi hanno somministrato il vaccino Pfizer a domicilio. Per quanto riguarda la provincia di Potenza, a Ruvo del Monte, anzi Francavilla in Signi, Calvello e 41 vaccinazioni presso l'hub vaccinale di Potenza. Oggi militari attesi a San Fele, Melfi e a Grassano nel Materano. Passiamo alla cronaca. Sei misure cautelari sono state eseguite stamane dai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza nei confronti di altrettante persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Le misure emesse dal GIP del Tribunale di Paola che hanno colpito. Anche persone appartenenti ad una loggia massonica sono state eseguite tra Calabria e Basilicata, in particolare a Terranova del Pollino per Giuseppe Del Vecchio, 63 anni. Disposti gli arresti domiciliari, interdizione per sei mesi ad esercitare l'attività professionale di ingegnere, invece, per l'altro lucano Antonio Del Vecchio di 57 anni. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero dato vita ad un cartello allo scopo di eludere le norme sulla libera concorrenza e sulla trasparenza degli appalti, così da ottenerne l'aggiudicazione illegittima per poi dividerne gli importi. Fumata nera oggi all'Assemblea dei soci di Acquedotto Lucano, deserta la prima convocazione, se ne riparlerà il 7 luglio. Ricordiamo che Andretta e Greco sono i due candidati alla carica di amministratore unico. Il servizio di Celestino Benedetto. L'appuntamento, come ampiamente previsto, è andato a deserto. Sindaci e Regione, chiamati in prima convocazione all'Assemblea dei soci di Acquedotto Lucano, non si sono presentati. Nell'aula deserta del Parcote La Potenza, l'amministratore uscente Gian Domenico Marchese ha atteso un'ora prima di dichiarare sciolta la seduta, chiamata ad eleggere la nuova governance. Troppo alto il quorum previsto dallo Statuto, vista la necessità di raggiungere la maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Se ne riparlerà il 7 luglio alle 10.30, quando basterà la maggioranza dei presenti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la percentuale maggiore di voto Comunque, non inferiore al 32% delle quote sociali computate sul quorum deliberativo. Per la guida della più grande azienda pubblica della Basilicata e tra le principali utility del Mezzogiorno nella gestione del sistema idrico integrato, per dimensione, complessità e numero di comuni serviti, sono due i candidati. C'è quello della Regione, Alfonso Andretta, e poi Michele Greco, Prorettore dell'Unibus, sostenuto dal centro-sinistra con la cordata di Sindaci 5 Stelle e i primi cittadini di Lavello, Lauria, Tursi, Picerno, Pomarico, Ferrandina e Milionico. La regione basilicata, che detiene il 49% delle quote, pesa solo per il 32% dei voti, contro il 68% dei comuni. In realtà, però, da statuto, per le azioni possedute dallo stesso soggetto in quantità superiore al 24% del capitale sociale, il diritto di voto è limitato alla misura massima del 24%, un risico complicato dunque. Ancora tutto da sciogliere. E parliamo ora dell'avvertenza ex Ocean. Già alle 16, nell'aula consigliare del comune di Lavello, incontro tra sindacati e lavoratori del consorzio CISA che effettuavano la logistica per l'ex catena di negozi nell'area industriale di San Nicola di Melfi. La riunione alla luce dell'accordo sulla stesura di un bando per il ricollocamento dei lavoratori degli ex siti industriali dismessi che prevede l'assunzione con contratto subordinato di almeno il 50% dei lavoratori. Il bando prevede un impegno della Regione Basilicata di 8 milioni con un accordo base con i sindacati e i sindaci dell'area. Si discuterà anche di sostegno al reddito per i lavoratori che da troppo tempo sono costretti a vivere con soli 700 euro ora al mese con una proposta da sottoporre a Cisa e Margherita. Ed ora ci fermiamo per un minuto di pubblicità. Coselin Auto concessionaria Alfa Romeo e Jeep. Oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a sala consilina e potenza. Assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali. Coselin Auto, unico centro quadrifoglio verde e 4C in basilicata. Da Coselin Auto, ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet, Click Car e Select For You. Non andare oltre, la tua auto ti aspetta qui. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti. La tua comodità è in buone mani. Guida BMW Serie 1M Sport anche senza acquistarla con un leasing Wi-Fi. Da 160 euro al mese, DAL 1,90 DIG 408. E dopo un anno sei libero di rifinanziarla, cambiarla o restituirla. E dopo la pubblicità ripartiamo dalla cronaca, trentenne materano minacciato con un collo di bottiglia a Bari e costretto a consegnare il cellulare successo sul Lungomare Trieste, autore della Rapina, un pluripregiudicato 24enne, originario del Gambia, subito rintracciato e arrestato dagli agenti di polizia. E adesso ci spostiamo in via Isca del Pioppo a Potenza. Residenti e proprietari di immobili hanno contattato la nostra redazione per denunciare i gravi disagi legati al malfunzionamento dell'impianto fognario. Sentiamo Donato Carbonella. Quello che chiedono da tempo i cittadini abitanti o proprietari di immobili di via Isca del Pioppo a Potenza è solo un impianto fognario funzionante ed efficiente. La strada in questione, tra le arterie cittadine più trafficate, negli ultimi anni ha visto un notevole sviluppo di attività commerciali e artigianali, nonché di abitazioni, ubicate in parallelo alla condotta delle fognature presente o ad un livello stradale inferiore. Questo fa sì che in assenza o scarsità di pendenza non possa avvenire un regolare flusso degli scarichi. Io ho sollevato il problema diversi anni fa, mi è stato sempre assicurato tramite politici, eh, dirigenti di, dell'acquedotto de, del Comune, eh, sempre assicurato che sarebbe partita, diciamo, a breve. Nel 2017 eh, ho fatto la prima lettera, e eh, l'ho eh, mandata a tutti, eh, comune, regione, eh, acquedotto. Qua c'è un dato di fatto, che noi sono ormai 15 anni che siamo senza stafogna e con tutti i problemi che porta. Igienicamente eh, non va bene perché abbiamo diritto noi alla fogna, è un bene comune. Non sono mancati quindi negli anni disagi, senza pendenza infatti è facile che si verifichino ristagni. Quindi siamo costretti a chiamare sempre lo spurgo i pozzi neri e sostenere anche delle spese perché quando è, non è una volta o due, qua si tratta che noi paghiamo un sacco di soldi sta roba qua. Diverse le lettere inviate alle autorità competenti, tante le rassicurazioni ricevute in risposta ma nulla di fatto nonostante il progetto già pronto per una nuova fognatura a valle degli immobili con la corretta pendenza. So per certo che, almeno da, 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 dalle voci che ho sentito, eh, il progetto è fatto, i soldi ci sono, però non partono. Mi avevano assicurato che doveva partire a, a febbraio di tre anni fa. Poi è successo, adesso c'è il Covid, poi c'è stata l'impresa che noi abbiamo, il DURC, poi la perizia geologica, ma non sembra assicurato, no, no, adesso la facciamo, adesso, adesso insomma, siamo arrivati a... Ah, io mi sento che noi siamo presi in giro, comunque noi le tasse le paghiamo, eh. nuova fogna si dovrebbe realizzare a valle del, di via Isca del Piopp, praticamente adiacente al torrente Gallitello. Emessi dall'acquestore di Potenza due provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici di tutta la provincia per i due uomini di Muro Lucano che a maggio scorso aggredirono il titolare di un bar ed un cliente, procurando loro lesioni e danneggiando gravemente i locali. Gli attuali provvedimenti seguono i tre precedenti. Emanati a maggio scorso. Ed ora parliamo di sicurezza stradale. A Potenza ha fatto tappa il tour. Buona strada, iniziativa promossa da AMPAS e Polizia di Stato. Sentiamo Rocco Romanelli. Dopo aver toccato numerose piazze italiane, il Tour Buona Strada ha fatto tappa a Potenza. Si tratta di un progetto ideato da AMPAS nazionale, patrocinato dalla Polizia di Stato e realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per promuovere la sicurezza stradale. Attraverso dimostrazioni pratiche e interattive sui livelli di consapevolezza del rischio, con l'illustrazione di pericoli e soluzioni correttive, i volontari AMPAS hanno promosso comportamenti virtuosi volti a contrastare abitudini scorrette che hanno effetti negativi sulla sicurezza stradale. L'appuntamento nel capoluogo di regione si è svolto in piazza Don Bosco. Si tratta di una giornata di prevenzione sulla guida sicura, ci sono dei, dei test esperienziali, crash test, informazioni utili perché non basta avere soltanto una buona strada, un buon mezzo, ma occorre anche agire in maniera responsabile. L'unica maniera per far capire effettivamente cosa succede se ci mettiamo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o con, dopo, aver dopo aver bevuto bevande alcoliche o anche se si è molto stanchi è fare proprio delle proprie pratiche. Oggi abbiamo in pratica quello che succede senza però recare danni alla nostra persona e anche ad altri, perché non dimentichiamoci che quando facciamo un incidente, il più delle volte non solo danneggiamo noi stessi, ma anche le persone che sfortunatamente si scontrano con noi. Troppo i dati sono ancora molto alti sugli incidenti stradali, si muore ancora tanto sulla strada e noi, che siamo da sempre vicini alla gente, cerchiamo anche in questo caso di portare il nostro apporto dando delle indicazioni per essere essere più sicuri. Dobbiamo ovviamente comprendere che il fenomeno degli incidenti stradali, al di là delle positive ricadute del periodo del Covid che ha caratterizzato ovviamente delle limitazioni forti alla mobilità, rischia di riprendere i suoi dati e i suoi valori iniziali, soprattutto in questa fase in cui la ripresa della libertà potrebbe essere fraintesa con una ripresa delle abitudini scorrette da parte di chi conduce i veicoli. Sulla strada non si vince nulla, eh, si può perdere soltanto la vita o si rischia di far perdere la vita agli altri. Quindi il suggerimento, il consiglio è di essere sempre prudenti e cauti. In chiusura c'è il calcio. Il Potenza ha completato l'iscrizione alla Serie C e ora può pensare con più serenità al futuro. Nelle prossime ore, è atteso l'incontro tra l'Associazione Potenza 1919 e gli uffici tecnici del comune per parlare del Viviani. Sentiamo Luigi Santopietro. Nessun problema per il Potenza, che nella giornata di lunedì ha concluso l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Che vedrà la formazione rossoblu in astri di partenza per la quarta volta consecutiva. La quinta per patron Caiata, che col solito videomessaggio ha annunciato l'avvenuta consegna dei documenti per l'ammissione al campionato. Ora bisognerà attendere l'8 luglio per la ratifica della Covisoc. Dopodiché la nuova stagione potrà partire davvero. Sarà un Potenza tutto nuovo che vedrà il presidente Salvatore Caiata affiancato dall'Associazione Potenza 1919. Un'operazione che ha portato il rossoblu ad essere una delle poche realtà con una base societaria costruita con partecipazione diretta di imprenditori e professionisti locali. Questo sarà il punto di partenza con un allenatore confermato dopo la salvezza raggiunta con due giornate di anticipo e una buona base di giocatori da cui ripartire agli ordini di Mister Gallo. Nel videomessaggio Caiata si è mostrato entusiasta per la nuova avventura che sta per iniziare con un torneo bello e affascinante che sarà composto solo da grandi piazze. E dopo aver ringraziato tutti i collaboratori ha passato la palla ai tifosi. Ora tocca a voi, con un accenno alla campagna abbonamenti che sta per iniziare. Capitolo iscrizioni, lo step del 28 giugno ha fatto registrare la sorpresa che nessuno si aspettava. Tutte le squadre iscritte, anche quelle con più dubbi, tranne una impensabile, la Casertana, che ha avuto problemi con la fideusione. Questione Viviani. Dopo aver presentato il progetto della riqualificazione dello stadio di Viale Marconi al sindaco Guarente e all'assessore allo sport Guma, l'associazione Potenza 1919 farà un ulteriore step in questa direzione con l'incontro tra l'associazione e gli uffici tecnici del comune. Previsto nelle prossime ore con la segnalazione di problematiche e le eventuali modifiche al progetto, che tra le altre cose prevederebbe la costruzione in muratura dell'attuale curva ovest, oltre all'allungamento. E la copertura della gradinata dei distinti. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.